Il mondo ecclesiale è da sempre molto attento ai temi del debito. Papa Giovanni Paolo II, già dalla metà degli anni Ottanta, si era pronunciato su questo tema in un momento in cui tutta la comunità internazionale era completamente disattenta su questo. E Papa Benedetto ha continuato e Papa Francesco ancora di più. Bisogna ricordare la grandissima iniziativa ecclesiale del Grande Giubileo del 2000 con l'operazione di conversione del debito che ha veramente coinvolto milioni di cittadini italiani in un percorso di cittadinanza e di responsabilità. Parlare di debito significa di parlare di qualcosa che assolutamente non è una questione tecnica e neutrale, ma tocca la vita delle persone, tocca la nostra vita qui, oggi. È un problema il debito nei paesi europei e in Italia in particolare, come lo è e lo è stato nei paesi poveri. Dunque è un tema che tocca in profondità le condizioni di vita dell'uomo e della sua dignità. Questo è il motivo per cui la comunità ecclesiale si interroga su questo tema e cerca di scoprire le cause profonde dei meccanismi di ingiustizia. Il tema è un tema di cittadinanza. Un tema di cittadinanza e di responsabilità. Il tema del debito ci sembra un tema lontano, demandato a qualcuno su cui noi non abbiamo alcun controllo e che fa cose che facciamo fatica a capire. In realtà dobbiamo essere consapevoli del fatto che è un tema molto vicino. Io ricordo bene la storia di una collega delle campagne di cancellazione del debito in Zambia, che lavorava con noi e ci diceva: io sarò contenta quando mia madre, che vive nel suo villaggio nella Zambia rurale, capirà che quando il parlamentare passa vicino a lei con una Mercedes e magari questa Mercedes viene cambiata dopo un anno con una macchina ancora più potente, quelli sono soldi suoi che gli appartengono ed è per questo che mia madre ha cominciato ad avvicinarsi al mio lavoro. Ecco, questa testimonianza che ricordo di qualche anno fa è quello che mi torna sempre in mente quando penso alla nostra responsabilità su questo tema. Noi parliamo spesso di poveri, anche come Caritas facciamo molto lavoro di prossimità e di vicinanza con i poveri, quelli del nostro paese e quelli a livello globale, ma non dobbiamo dimenticarci che i poveri sono frutto non della sorte o del caso, ma di scelte politiche precise. Dunque, parlare di povertà per noi è per forza parlare anche di diseguaglianza, parlare di debito, parlare dei meccanismi che causano e perpetuano la povertà. Naturalmente si possono fare molte cose su un problema che cambia. Nel 2000 noi eravamo di fronte a un debito che era largamente un debito sovrano pubblico e verso istituzioni pubbliche. La legge italiana, la legge 209, che venne adottata anche come risposta alla pressione dell'opinione pubblica e della campagna ecclesiale, fu una buona legge, significativamente portata in un momento in cui tutti gli altri paesi europei non avevano ancora adottato misure di quel tipo. Dunque fu per certi aspetti profetica e portatrice di una innovazione. Questa legge, così come le leggi che si sono poi avute in tutti i paesi europei, hanno senz'altro migliorato la soluzione, ma non dobbiamo pensare che il problema del debito sia risolto, non lo è assolutamente. Il debito cambia volto. Il debito sta aumentando il debito pubblico dei paesi poveri, ma sta aumentando il debito nei riguardi di istituzioni private e sta aumentando il debito privato. Molti analisti dicono che siamo alle soglie di una nuova crisi debitoria dei paesi poveri. La comunità internazionale attualmente non ha gli strumenti per rispondere a questi problemi. La società civile ha una grossa responsabilità nell'identificare queste soluzioni. Nel 2000 fu così. La comunità internazionale seguì quelli che erano stati per molti anni le richieste dell'opinione pubblica e della società civile. Speriamo che si riesca a incidere anche in questi anni nell'adozione di nuove politiche che veramente aiutino a condurre tutto il pianeta verso uno sviluppo più sostenibile, ma veramente rispettoso della dignità di ogni persona, anche nei paesi più poveri e negli strati più poveri delle società.